un intro particolare per la giornata di oggi, che potrebbe essere l'ultima occasione per vedersi, perché sembra, a dire di alcuni, no, voglio dire, il giorno palindromo dovrebbe coincidere con la fine del mondo, a prescindere dal fatto che il palindromo vero fu l'11-11 del 1111, e quindi credo che se abbiamo sfangato quello però dovremmo... sono le 11:11. Però sono... ma ancora no, che rischio si fa? Però chi lo guarda alle 11:11 può rimanere fulminato. Io... che cosa vuol dire un giorno palindromo? Che questa coincidenza, cioè palindromo vuol dire che lo leggi in due lati, di qua o di là lo leggi nello stesso modo. Per cui sembra che dalla storia antica sembrava che i romani leccassero i francobolli in questo giorno. Servizio, vai. Dove si va? Che ne sappiamo dove ci porta il Signore? Ah, dove si va? Al raccordo. Sì, c'è un dillalù. C'è un dillalù di, vabbè, basta, di Edoardo. C'è un lamentele, però domani ci rivediamo se ci siete. Edoardo partecipa a lamentele. Al di là dei complimenti per i quali ti ringrazio, Edoardo dice: volevo fare una lamentele anche io riguardante la strada del raccordo Arezzo-Battifolle, nella quale ci troviamo, che porta al casello. Siamo arrivati al limite. Nel ciglio della strada si sono formati questi veri e propri crateri che costringono, a meno di non danneggiare le sospensioni della macchina, a portarsi al centro della strada, rischiando di schiantarsi con i veicoli che vengono nel senso opposto, soprattutto camion. Non riguarda solo pochi metri, ma centinaia. E adesso queste buche, sentite i tonfi provocati dalle vetture che vi passano, sono sempre più profonde e pericolose per una strada troppo stretta. Lunedì queste buche hanno causato due incidenti. Aspettiamo il morto? Quanto tempo per intervenire? So che è una cosa complicata bloccare il traffico per asfaltare, ma insomma, vabbè, ora magari non ci sono le elezioni, è più complicato. Se c'era da rileggere Fanfani, in due minuti facevano, ma noi che siamo dalla parte degli ascoltatori andiamo a vedere in macchina, per capirli sarebbe un casino. Allora, caro Edoardo, noi abbiamo deciso, a bordo dei potenti mezzi a disposizione di Ciarretondo TV, di provare personalmente, e vedi che stanno già cominciando questi problemi di buche. Se poi teniamo conto che, come è vero che ai tempi di Mussolini le stazioni ferroviarie erano i biglietti da visita per le città, e con l'avvento del traffico su gomma ciò dovrebbe essere stato demandato alle autostrade e ai raccordi, quindi questo, il raccordo, dovrebbe essere il biglietto da visita per la nostra città. Ecco, vedete, le buche non solo le vedete in video, ma anche le sentite. E tenete conto che stiamo viaggiando a bordo di un fuoristrada, per cui l'attenuazione è grande, perché le sospensioni di un mezzo come questo sono state costruite per attutire i colpi. Ecco, qui siamo nella zona di Chiani e vedete che, come Edoardo ha detto, la situazione di pericolosità è molto alta. E allora che cosa dire alle nostre autorità? Io non so se l'asfaltatura, la manutenzione dipenda dall'ANAS, dal sindaco, dal comune, dalla provincia, perché sinceramente in questi casi c'è sempre un rimbalzare. Io credo che qualcuno dovrebbe fare qualcosa, perché poi quando ci nascerà, speriamo di no, il morto, scusate l'ossimoro, qualsiasi persona può prendere questa segnalazione filmata a disposizione dell'autorità, ove volesse denunciare qualcuno dicendogli che tra l'altro erano stati avvertiti. Speriamo che non accada, e a voi tutti un buon viaggio.